La principessa Anna non parteciperà alle Olimpiadi invernali di Pechino a causa delle restrizioni di viaggio in corso per il Covid, afferma una dichiarazione di Buckingham Palace. Come membro del Comitato Olimpico Internazionale, CIO, la 71enne royal è delusa dal fatto che non potrà partecipare o partecipare alle riunioni del comitato in vista dell'arrivo, ha annunciato il palazzo. In una dichiarazione. Buckingham Palace ha rivelato, la Princess Royal è delusa di non poter partecipare alle riunioni del CIO a Pechino in vista delle Olimpiadi invernali di quest'anno, né ai giochi stessi, ciò è dovuto alle difficoltà relative alle restrizioni di volo e ai viaggi Covid nell'andare e tornare dai giochi senza perdere troppo del suo fitto programma di lavoro a casa. Sua Altezza Reale invia i suoi migliori auguri per i giochi agli atleti britannici e ai funzionari di supporto. Punto punto. Tuttavia, il Telegraph rileva che l'impossibilità della Princess Royal di partecipare ai giochi nella capitale cinese è in linea con le richieste del primo ministro Boris Johnson di un boicottaggio diplomatico dell'evento. A dicembre, Johnson ha affermato che il Regno Unito non esiterebbe a boicottare il prossimo evento, per prendere posizione contro le recenti violazioni dei diritti umani da parte della Cina, all'epoca disse alla Camera dei Comuni. Ci sarà effettivamente un boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino. Nessun ministro dovrebbe partecipare e nessun funzionario. Anne, che è la seconda figlia e unica figlia della regina Elisabetta II e del principe Filippo, duca di Edimburgo, è diventata una rispettata equestre, vincendo una medaglia d'oro nel 1971 e due medaglie d'argento nel 1975 ai campionati europei di eventi. Nel 1976, è diventata il primo membro della famiglia reale britannica ad aver gareggiato ai Giochi Olimpici. La Princess Royal svolge compiti e impegni ufficiali per conto di sua madre e detiene il patrocinio in oltre 300 organizzazioni, tra cui WISE, Riders for Health e Carers Trust. Il suo lavoro di beneficenza ruota attorno allo sport, alle scienze, alle persone con disabilità e alla salute nei paesi in via di sviluppo.